sí, lo hemos jugado. Picciolino, in villa dobbiamo andare, alla cisterna. Ovviamente, chiudo. In Spagna le fanno ancora adesso. Vabbè, facciamo vedere un po' di fanghi. Dobbiamo andare sì. Alla fabbrica. Da qui. Chiedo scusa Nino. Passiamo.
Allora, prego. Lontana. Peccato che non ce l'ha. È molto bella, eh? Qui c'è la sala. Ah, sì? Peccato che non... Sì, peccato. Non si vede, però è... sembra un foresta un po', no? Certo. Molto bello. Bene. Ha dato omaggio al comune. Muovo le cariche. La luce con la nostra... Così, eh? Metà. Ma uguale. Metà di questa. Sì. Bello. Sì, sì. No? Questa è la stessa temperatura di Thank you.
grazie. Ciao a tutti. Ci hanno invitato a Berlino per festeggiare il 750° anniversario della fondazione della città. Ci viene il centesimo. E senta la proprio poca, se no che parlo a fare! Chiedo scusa così. Bene, dicevo, che non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Eravamo a Berlino nell'87. E su quel muro è nata questa canzone che vi cantiamo adesso. Il titolo è Libertà. Abbraccio senza
Firenze. Firenze. Un anno dopo ebbi la abbracciami, Dio, così abbracciami, se sei che un giorno avrai la mia acqua. Sarò sul ramo, il suo sole prenderà. Yeah.
esatto. Poi chi è quello? Madonna. Gesù, quanto ero bello 30 anni fa. Fotografia. Non esagerare, la verità, non esagerare. Quel momento non c'è. Per me è piacevole cantare nel sud perché, perché è come cantare in casa. E allora riesco anche a capire quelle, riesco a capire anche quello che uno prova quando deve tagliare il cordone ombelicale per la seconda volta nella sua esistenza. Abbandonare i luoghi d'origine per andare a cercare, per me una volta era così, per andare a cercare aree diverse e fortune diverse fuori dal luogo che ti hanno visto nascere, che ti hanno visto crescere. Ed è a questo che è dedicata la canzone che vi cantiamo adesso, alla nostalgia, qualche volta molto canaglia. Nostalgia, nostalgia.
Elena, questa serie è per te. Love me too, never let me go. Oh my darling, I love you and will never go. Non so, la maniera
i bracciante taglia e gatto, poi tale non c'è. E motivo non lo so, la bandiera della terra come non ce Santo Stefano. Una notte magica, una notte italiana. Santo Stefano 91, dal Consiglio Comunale, dall'amministrazione comunale, dalla Proloco, un grazie a tutti voi, cari stefanesi. Un grazie ai turisti, a voi un grazie di Santo Stefano, a te Romina un mazzo di fiori. Grazie. A te Albano, un segno di questa terra, della tua terra, di questo paese della ceramica, offerto dalle ceramiche Valdemone, il piatto è fatto da ceramisti Santo Stefano. Grazie. Senti, nell'aria c'è già, che dire, dopo tutto ciò che ha detto lui, ogni parola è superflua. Molte grazie ancora per la vostra calda accoglienza e io chiuderei con... Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Yeah.
notte of Wiedersehen. And see you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow you leave. You leave tomorrow? Yeah. Why? Why? No. Anche tu lavori? Posso averne un paio di minuti? Anche tu lavori? Io lavoro. Ok. Mille grazie. Ciao, buonanotte. Ciao. Posso avere un paio? Perché cosa? La cosa deve essere una parte di nuovo. Come andate? Svolge come precedenti tour estivi e come precedenti tour invernali, nel senso che c'è un pubblico che ti aspetta e noi dobbiamo dare come al solito il massimo della nostra energia. Ecco, un clima molto caldo, molto particolare, no, questo meridionale, la Sicilia. Molto, molto bello, che oltre ad essere caloroso è anche attento, quindi fa piacere. Come siamo stati accolti, veramente benissimo, anche se veramente non è possibile con queste canzoni, soprattutto il pubblico giovanile. Io ho visto che tutti i giovani davanti cantavano, sapevano tutte le parole meglio di noi. Forse erano dei vecchi travestiti da giovani. Forse erano dei vecchi travestiti da giovani. Cosa avete per la novità? Sì, ma quello che è questa cosa? Ma c'è sempre un sacco di lavoro. Io ci sarò. Diventa anche noioso. È anche noioso. Quindi tournée, tour, televisione. Rischi. Cercare di recuperare il pubblico giovane. Cioè, questa squadra di cartellina è così sconosciuta al malo. Sono disposto di pensare lì. Vedi sì, questi risultati di recente sperano di essere soddisfatti. Anche perché abbiamo una truppa di esempio di primo ordine, uno scenario di tutto rispetto e c'è una comunità europea che rappresenta quello che non fa ciò. L'ambiente è Stefani, come l'avete trovato? Ma sai come quando canti tu non ti chiedi mai se in mezzo ai stefanesi ci stanno palermitani o tedeschi, cioè il pubblico, un'entità straordinaria della quale deve avere paura e rispetto, solo così riesce a dare il massimo di te stesso. Dall'altro della vostra esperienza, come mi fai il mezzo prima della marea di gente, come diciamo che un certo che atmosfera tranquilla. Niente, ti devi caricare psicologicamente per affrontare 5.000, 7.000, 10.000 o 30.000 persone per le sono. Prego. Ma non è mai stato un gioco, questo senz'altro, possiamo garantire. Allora, ciao. Ciao. Ho chiesto a Giulio di portarmi quei pennarelli, sì sì sì. No, non ho portato. No. Stavolta a passare in auto. Ha detto il mio vicino.
Non puoi fare. Ma tu devi buttare.